oggi facciamo ginnastica. Siete pronti? Uno e due. No, niente, ginnastica, lasciamo perdere. È ora che inizio a rifarla io. Ginnastica qua, ragazzi, tra feste, tra quarantene, tra lockdown, i chili salgono, va bene. Oggi quindi aumentiamo il peso, che figata ragazzi, questo zaino avevo fatto tempo fa, per chi ha visto le nostre foto e chi ci segue, avevo fatto delle foto con indosso questo fantastico zainetto dell'azienda Acerbis, il Backpack Watcher. Praticamente è uno zaino piccolissimo e carinissimo, soprattutto per noi donne. Perché? Perché allora, per l'uomo va bene, adesso un attimo, oggi la dedichiamo alle donne, nel senso questo è uno zaino universale, unisex, come dicono, unisex a parte gli scherzi, è uno zaino che possono indossare sia le donne che gli uomini, ma anche i bambini, perché non sono zaini così grossi, è uno zainetto, se non ricordo male, di portata di 3 litri, quindi veramente piccolo. La particolarità di questo zaino però è come fascia addosso, come quando lo indossiamo, adesso ve lo faccio vedere, guardate che carino, è proprio proprio carino, soprattutto perché, come dicevo, per noi donne i zaini solitamente da moto sono molto fastidiosi e grossi, invece questo, come vedete, a parte che qui davanti abbiamo tipo un'imbragatura come se dovessimo andare a scalare, questo è per Marco, Marco Nescate, sei in diretta? Tu che sei insegnante, insegnaci qua come si mettono queste cose. Allora, poi queste, abbiamo tutte le bande di velcro e regolabili. Come vedete, questo a seconda di come necessitiamo, di come è il nostro busto, in questo caso di come sono le tette delle donne, a seconda di un po' tutto, questo qui si va a regolare. Come vedete, questo zaino è veramente semplice come regolazione, si apre e si chiude con il velcro. Poi abbiamo questo bottoncino qui che serve appositamente. Ciao Chicca, stiamo parlando di tette! Questa diretta sarà scoppiettante. No, a parte gli scherzi, la chiusura, come vedete, è veramente carina, perché clic clac con un bottoncino, vedete? Semplice, quindi anche con l'utilizzo del guanto si può regolare facilmente, e soprattutto per chi volesse indossarlo sopra le giacche, che tendenzialmente gli zaini vanno sopra le giacche, questo lo permette di fare, perché appunto ha una regolazione veramente lunghissima, guardate, cioè arriva ad avere questa grandezza qua, quindi veramente tanto tanto grosso. È lunga come regolazione. Bene, andiamo a vedere lo zaino dietro. Come vedete è piccolino, è compatto, ok? Abbiamo tutta la schiena praticamente coperta, un pochino a mo' di protezione, come vedete, no? All'interno dello zaino, la particolarità di questo zainetto qual è? È proprio che all'interno troviamo una bag water, cioè una sacca per l'acqua, che già l'azienda ha in dotazione. Allora, vediamo, abbiamo la prima qua. Prima sacchettina, l'andiamo ad aprire e c'è un porta strumenti, un porta quello che volete, però comunque questo qui nasce come porta strumenti, se non ricordo male, esatto, qui dentro ci andiamo a inserire tutte le cose che vogliamo, diciamo è come un po' un portafoglio però per se ci servono, non so, delle chiavi inglesi per la moto, chi va a fare cross, diciamo che questo è uno zaino che nasce per cross, ma noi lo utilizziamo per tutte le tipologie di moto, chi se ne frega, nel senso non per forza dobbiamo usarlo per fare cross. La seconda cerniera, che è questa qua, serve appositamente a tirare fuori quella che è il pacchettino dell'acqua. Vedete che carino, cioè praticamente questo si riempie e poi c'è il tubettino che ovviamente esce dallo zaino e io posso bere quando voglio, quindi io personalmente questo qua lo userei per andare a fare trekking, non faccio cross, quindi lo uso per andare a fare trekking, ma è una figata perché è piccolino, è compatto, è leggero, è comodo, anche sostiene le spalle dritte, cosa che mi serve perché io sono sempre così, facendo acrobatica io camminavo così, mi buttavo sempre in avanti, quindi le mie spalle poverine sono andate belle che andate, fan giro benissimo. Lo zaino, tolta quella, abbiamo una tasca, quindi la tasca, quella principale, dove all'interno c'era questa, ricordiamo. Poi è questo lo zainetto, è molto semplice, carino, visibilità giornaliera, abbiamo catering frangente notturno in dei piccoli punti delle cinturine qui, in modo tale da farci vedere per chi ci illumina, ci lampa da lontano. Che carino. Bene, questo zaino, se non ricordo male, costa, aspetta ve lo dico direttamente in diretta, vado a prendere il catalogo perché ce l'ho qua. Ah, tra l'altro poi loro quest'anno hanno fatto il modellino nuovo,
Figato, ho il tavolo nuovo, mi sento troppo fashion col tavolo nuovo. Allora, questo che vi ho fatto vedere costa 59,95 euro ed è 5 litri lo zaino, ho sbagliato, 5 litri lo zaino e 2 litri di capacità di acqua, quindi molto molto carino, come vedete ve lo faccio rivedere. Ovviamente abbiamo tutta la water bag termosaldata dalla quale non esce acqua. Poi hanno fatto il modellino nuovo, che è questo che ce l'ho di là, è molto molto carino. Diciamo che questo qua, come tipologia di tessuto, è tutto un termo saldato, quindi un tessuto proprio tutto impermeabile, molto molto più rigido rispetto a questo, ma comunque altrettanto funzionale e ergonomico, anche soprattutto nella schiena, rimane sempre compatto. Anche qui abbiamo una capacità di hydro bag di 2,5 litri, quindi leggermente più grande, ma abbiamo lo zaino che anziché 5 come questo che vi sto facendo vedere oggi in diretta è un 9 litri, quindi è leggermente più grande. Infatti, come vedete qua, si fa vedere che ci si mettono praticamente le chiavi, gli strumenti, quindi è come un po' di qua, sì esatto, vedete qui ci sono le brugoline, praticamente questa potrebbe essere la mia seconda borsa, perché nella borsa porto di tutto, come già avevo detto precedentemente in altre dirette. Io ho le brugole, ho la colla a caldo, ho, io non lo so, oggi un ragazzo mi parlava che ho comprato una scrivania, parlava con Matte, allora ce li hai i Fisher da mettere nel muro? Io no, sono qui, parla con me di Fisher, parla con me, ero troppo felice perché si aprono questi argomenti, rondelline, brugole, che io adoro. Bene ragazzi, ci vediamo domani in diretta e domani mattina con la foto, con la diretta ormai non lo so più, voi intanto seguitemi, statemi dietro, un mega abbraccio, ciao, buonasera.